Sì, stamattina si presenta il programma dell'estate fiscianese organizzato dalla Proloco, un programma ricco di eventi che toccherà tutte le frazioni del nostro comune. Ringraziamo Donato Liberti, presidente della Proloco, e tutti i ragazzi che hanno collaborato a questa iniziativa. Un'iniziativa che è nata tantissimi anni fa e per più di 10 anni è stata interrotta. Quest'anno è stata ripresa dalla Proloco e porterà sicuramente un po' di svago nella nostra comunità. Questa mattina presenteremo alla stampa un calendario di eventi per l'estate fiscianese, una manifestazione che non viene svolta da un po' di anni. Io ricordo quando ero piccolo questa estate fiscianese rianimava il fiscianese appunto durante l'estate. Noi abbiamo deciso, essendoci insediati da poco, di ripetere e ripercorrere quella strada portando tutti i mercoledì di giugno e di luglio nelle varie frazioni del comune di Fisciano, soprattutto le più piccole che vivono momenti minori di festa durante l'estate, delle piccole manifestazioni. Manifestazioni che mirano principalmente a far vivere al comune di Fisciano quel senso di comunità, appunto, che lo ha sempre contraddistinto. Saremo a giugno il 5 a Bolano, il 12 a Nocelleto, il 19 saremo a Carpineto, il 26 a Gaiano, mentre nel mese di luglio saremo il 3 a Villa, il 10 a Pizzolano, il 17 a Sette Fichi e il 24 a Soccorso. Cercheremo di portare il pieno spirito dello stare insieme, semplicemente del passare qualche ora insieme, così da rianimare, diciamo così, ed animare un po' le frazioni durante questo periodo estivo. Il calendario degli eventi di Fisciano è ricchissimo di, appunto, manifestazioni. Noi ci inseriamo in questo calendario già ricco, ampliando l'offerta per chiunque volesse vivere questi momenti di festa e aiutando il comune nel far sì che veramente a tutti i cittadini sia data la possibilità di vivere più momenti di aggregazione possibile. Siamo insediati da poco, abbiamo lo scopo di rianimare e valorizzare il nostro territorio. Appunto, come ha detto il Presidente, quest'anno ritornerà l'estate fiscianese. Portare punti di aggregazione su tutto il territorio fiscianese per noi è una grande vittoria. Abbiamo la voglia di fare, la voglia di costruire insieme, e solo facendo squadra possiamo creare grandi eventi e possiamo fare di Fisciano un grande paese. Noi siamo a disposizione di tutti che vogliono collaborare, siamo a disposizione delle associazioni che sul territorio sono vive e lottiamo per il nostro territorio, perché noi siamo fiscianesi. Oggi siamo in conferenza stampa per la presentazione della Estate Fiscianese, un evento ricco di eventi che si vedranno in tutte le frazioni del comune di Fisciano. E quindi il nostro è un piccolo passo che diventa sempre più forte per arrivare a quella che è la valorizzazione di un territorio, a quella che è il senso di aggregazione, il senso di appartenenza. Saranno piccoli eventi in tutte le frazioni che cercheranno di coinvolgere un po' tutte le fasce d'età, partendo da serate danzanti a serate in musica, astronomia, culinaria anche, quindi si mangerà. Quindi ci sarà un po' di tutto, dall'arte allo svago, allo sport, per cui vi aspettiamo. Gli eventi saranno tutti i mercoledì di giugno e di luglio in tutte le frazioni del comune di Fisciano. Ringrazio il presidente Donato Liberti e tutto il consiglio direttivo della Proloco, che sta svolgendo un lavoro impeccabile, tutti i ragazzi che sono convinti e sono sempre più stimolati con tanta voglia di fare. Quindi seguite la pagina Facebook della Proloco, seguite la pagina del Comune di Fisciano e vi terremo aggiornati per evento per evento. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Notizie Irno, vi ringrazio.